Ben ritrovati e buon venerdì. Un venerdì, devo dire, un po' incerto a livello meteorologico. Stamattina il vento mi stava portando via, ma noi siamo pronti in diretta. Sono le 10:31, anche diciamo relativamente puntuali. Ovviamente siamo in diretta in TV, ma siamo anche in diretta sulla nostra pagina social di Sud TV, per cui scriveteci e cercheremo di, ecco, confrontarci con voi come sempre. Questa mattina però abbiamo anche cercato di ascoltare, cercheremo di ascoltare insieme a voi dei riferimenti qui a Battipaglia per quanto riguarda gli esercizi commerciali, per capire effettivamente e concretamente come è partita questa settimana. Noi lo ricordiamo, lunedì sono stati aperti i negozi e anche i bar hanno potuto servire al banco, non ai tavolini, mentre da ieri tecnicamente, insomma, anche bar e ristoranti hanno potuto fare servizio al tavolo. Quindi, insomma, un po' di normalità, una parvenza di normalità c'è anche, ma bisogna capire se però le persone, i clienti riescono ad andare serenamente a prendere qualcosa al bar, seduti serenamente con gli amici o con i familiari, con i congiunti, insomma, questa parola ormai è di moda, oppure insomma se c'è ancora un pochino di paura, insomma, di preoccupazione rispetto a quanto sta accadendo e a quanto è accaduto nelle nostre città. Il lockdown ormai è finito, la mascherina vi ricordiamo e vi ricordo che De Luca la impone anche all'esterno, a differenza del resto d'Italia, e che ancora noi non sappiamo se il 3 giugno la campagna sarà aperta anche alle altre regioni, quindi tutto è in itinere e in divenire. Il 25 maggio dovrebbero aprire i lidi balneari, ma si aspetta anche in quel caso il protocollo. Dovrebbe esserci a Battipaglia in giro per la città il nostro Alessandro Mazzaro con Mario Lobianco in avanscoperta con alcuni ospiti, quindi non so se magari è già online, è già in linea per capire se possiamo. Sì, vedo Siamo. mascherine. Sì, ti vedo. Vai Sì, Alessandro, siamo dove noi, sei? sono io, Alessandro, ciao. Allora, Rosaria, siamo da Cucina 71 qui a Battipaglia, un ristorante, sono qui con Sofia. Sappiamo bene che le attività legate alla ristorazione hanno avuto le loro difficoltà. Giovedì, cioè ieri, è partito ufficialmente il servizio al tavolo, però per esempio Cucina 71 ha deciso di non aprire ancora. Come mai, Sofia? No, buongiorno a tutti. Abbiamo preferito, insomma, continuare con asporto e domicilio al momento, in quanto la distanza sociale in questo locale, insomma, non è fattibile da poter mantenere, quantomeno in una modalità in cui riuscire quantomeno a coprire le spese che noi abbiamo fisse. Quindi al momento, insomma, abbiamo preferito continuare con questa linea e magari capire un attimino, mandare avanti gli altri che non me ne vogliano e capire come effettivamente possano essere fattibili queste regole del Quanti posti decreto, a perché ci sedere sono avevano dei posti prima e quanti ne definiti avrebbero dovuti mettere adesso, per Alessandro? evitare di poter incorrere in qualche sanzione che al momento, diciamo, ci butterebbe ancora di più a terra, e aspettare un attimino di capire effettivamente questo spalla a spalla, schiena a Ecco, schiena. infatti, dalla redazione mi chiedevano quanti posti avreste normalmente e quanti ne avrete una volta, diciamo, messi i tavoli alla giusta distanza. Tra l'altro, Rosaria, questa mattina quando sono arrivato qui da Sofia, l'ho trovata che misurava i tavoli, le distanze, perché giustamente bisogna fare un po' di conti. Certo. Sì, allora, il nostro locale ha una capienza di 40 persone ben organizzate. Diciamo, durante la spittolata eventualmente si potrebbe ridurre a 35, perché chiaramente non essendo magari tutti i tavoli pieni avrei ovviamente una dispersione. In questo caso, con 1 metro di distanza tra sedia e sedia e tavolo e tavolo, penso di riuscire a mettere una decina di posti. Beh, insomma, Massimo effettivamente. 15. Peraltro c'è anche un'altra problematica che è legata
al calcolo della distanza, perché la Campania in sede di conferenza Stato-Regioni ha fatto una proposta, cioè quella di far partire il metro di distanza dal tavolo e non dalla sedia, il che, diciamo, aiuterebbe sicuramente maggiormente voi ristoratori. Io, ad esempio, se fosse questa la situazione, avrei già la possibilità di recuperare molti più posti, ma da sedia a sedia, diciamo schiena a schiena, come indicato sul decreto, sono davvero, dovrei eliminare probabilmente la metà dei posti. Senti, per quanto riguarda invece l'estate, posti all'aperto, si può immaginare qualcosa? Diciamo che si ragionava a livello comunale con altri colleghi, anche siamo già andati a comune a cercare, insomma, un supporto da parte del comune di Battipaglia, e ci è stata indicata eventualmente la possibilità di poter mettere dei posti fuori e occupando i parcheggi a pagamento che abbiamo antestanti all'attività. Fermo restante che chiaramente si devono far passare le carrozzine sia di disabili che di bambini, e quindi bisognerebbe lasciare dalla porta un metro, mi pare due probabilmente, diciamo dalla porta fino, diciamo, a questi due metri. Da lì in poi fare la pedana. È abbastanza dispendiosa come cosa, perché chiaramente nel momento in cui io dovessi pareggiare il marciapiede con il parcheggio, chiaramente dovrei creare una pedana, dovrei creare delle fioriere, dovrei, insomma, rendere ombrelloni, insomma. Si può immaginare, per esempio, almeno nel fine settimana, di chiudere addirittura al traffico alcune strade del centro, come la tua? Sì, si spera vivamente, perché ci sono effettivamente dei locali che non possono usufruire di questa agevolazione, perché hanno dei marciapiedi innanzitutto piccolissimi, che probabilmente non arrivano a un metro di marciapiede, e soprattutto le persone dovrebbero cenare o pranzare veramente per strada. Nel momento in cui ti passa una macchina ad una velocità di 40 km orari, diventerebbe spiacevole, e quindi non è fattibile. In più, permettetemi, se insomma parlo anche di denaro, la spesa sarebbe comunque elevata. Al momento non c'è questa grande possibilità di poter disperdere, perché se abbiamo una piccola risorsa è chiaro che in questo momento va riservata. Eventualmente, se loro ci potessero garantire per almeno 2-3 anni questo tipo di agevolazione di poter mettere, allora uno potrebbe ammortizzare, certo, eventualmente la spesa, ma farlo solo per un anno, sinceramente no, anche perché comunque bisogna anche vedere la risposta dei clienti, che credo un minimo al momento siano anche spaventati. C'è anche tanta paura, sicuramente. Sì, sicuramente. Vediamo come è andato il delivery e l'asporto al consegna a domicilio, Alessandro. Io stamattina ho visto un video di Napoli dove la finanza ha fatto uscire le persone dal locale mentre stavano pranzando, cenando, non so dirti. Quindi credo che nessuno abbia voglia di intraprendere un'esperienza del genere. La redazione mi chiedevano invece l'asporto come è andato? Allora, l'asporto non è andato come speravamo. Abbiamo adeguato il nostro menù completamente, diciamo, a questa possibilità, chiaramente facendo carne alla brace. Non si presta al 100%, però noi abbiamo inserito anche brasati, diciamo, carni di lunga cottura, affinché, insomma, si possano mantenere meglio a casa, e ci siamo adeguati ovviamente con dei contenitori che siano ben predisposti ad un eventuale, diciamo, riscaldamento in forno, in modo tale che, insomma, cerchiamo di dare il miglior servizio possibile a domicilio. Chiaramente, non avendo avuto una risposta, come posso dire, considerevole, abbiamo deciso di, per garantire sempre un prodotto fresco, ricevere le ordinazioni almeno un paio d'ore prima dalla consegna, in modo tale da poter garantire sempre un prodotto di alta qualità. Senti, come si sono regolati, Alessandro, invece, con i dipendenti, cassa integrazione, insomma, che cosa hanno pensato di fare? Mi chiedevano dalla redazione la situazione dei dipendenti, come vi siete regolati rispetto a loro? I dipendenti sono ancora tutti in cassa integrazione, la cassa integrazione non è ancora arrivata, ecco. Infatti noi siamo fortemente a disagio per questa cosa, perché
loro non hanno percepito stipendio. Qualora avessi potuto anticiparli personalmente, certo, davvero l'avrei fatto, però purtroppo non avendo entrate da penso quasi 3 mesi ormai, non abbiamo la possibilità di anticipare nulla e infatti loro mi chiedono e io veramente non so cosa rispondere. Io quindi di insomma la conseguenza speranza giro è la mia che domanda. comunque in futuro la situazione si normalizzi, loro aspettano questo. Maggio. Ancora non è arrivato nulla. Ecco Rosaria, come potrei ben capire ci sono tante situazioni critiche sul territorio, quindi è sicuramente quello delle attività legate alla ristorazione è una delle situazioni più difficili perché ci sono locali come quello di Sofia che non riescono ad adeguarsi totalmente a quelli che sono gli standard previsti, quindi magari loro ci riescono anche, il problema è che non escono con le spese, no? È una questione esatto, chiaramente... Esatto. Economica, detto, quindi insomma loro in questo momento detto, resteranno un attimo a guardare, a capire, nella speranza che magari queste norme così restrittive man mano possano insomma migliorare e rendere più operativo il servizio, insomma la speranza è questa. Tanto perché... faranno, io penso che tanto faranno anche le amministrazioni, perché concedendo spazio, immaginando isole pedonali, sicuramente potranno dare una mano maggiore a quelle attività che non hanno spazi adeguati interni. Quindi certo Ale, però vanno allestite, come diceva Sofia, vanno certo, chiaramente certo, allestite, certo, quindi certo. Ci vogliono dei costi, farlo soltanto certo. per 3 mesi, un anno, cioè nel senso quest'anno, certo. è dispendioso. Come dice Sofia, si potrebbe chiedere alla sindaca di considerare che almeno per le 3 prossime estati, in modo che loro possano riutilizzare il materiale, credo che questo fosse certo. il senso. Certo. No, peraltro il governo nell'ultimo decreto rilancio ha previsto il rinvio di solo un mese della Tari, per esempio, un'altra cosa che sicuramente non va a vostro favore, quindi è difficile poi, voglio dire, andare avanti. Anche ad esempio per quanto riguarda i fitti di locazione, noi siamo in estrema difficoltà perché bisogna trovare un accordo praticamente personale con i propri, proprietari e ovviamente c'è anche chi ha come unica entrata insomma questa, certo. questa entrata e chiaramente non tutti sono disposti a dimezzare piuttosto che creare un piano di rientro che possa essere fattibile e parlano di detrarlo dalle imposte, ma al momento io li dovrò comunque anticipare, se non ho avuto entrata, beh ma resta, perché chiaramente io non ho solo il fitto di locazione, abbiamo tutte le utenze, chiaramente i mutui ringraziando, non voglio entrare insomma nei dettagli, però la nostra banca ci ha per fortuna mutui di almeno 6 mesi, quindi questa è una grande fortuna che abbiamo avuto. Perfetto Rosaria, io proseguo il mio giro, ci sentiamo tra poco. Sì, dove andrai? Andremo, allora io sono, il mio cicerone è Massimo Sorvillo, quindi adesso noi andiamo in giro per il centro. Ah, quindi dopo sentiremo anche... Gioielleria, mi dicono dalla regia sul campo, qui gioielleria, quindi andiamo ah, adesso bene, in una gioielleria. Ah, bene, comprami qualcosa Alessandro, okay. Anche per Arianna, fai una cosa per tutte e due. Perfetto, non mancherò. Ringrazio tra poco, Sofia. Tra poco. Grazie Sofia, grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti. A tra poco Rosaria. Ciao Ale, a tra poco. Allora andiamo quindi in giro per la città e beh, questo Cucina 71 è appunto uno degli esempi di cui abbiamo parlato questa mattina, ma credo che rappresenti anche in parte la scelta e la decisione di altri locali, ovviamente non parlo solo di Battipaglia ma parlo insomma di tutta la provincia di Salerno, quei locali che normalmente, ce ne sono tantissimi se considerate i centri storici soprattutto della nostra provincia, che magari ecco, riescono a lavorare bene con 30 coperti, 40 coperti, però nel momento in cui questi 40 diventano 10, allora a quel punto la situazione cambia completamente anche dal punto di vista dei dipendenti, perché è chiaro che di fronte a 40 dipendenti uno può inserire 2, 3, 4, 5 persone in cucina e in sala, poi 10 dipendenti tutto questo non servirebbe più, quindi la problematica al di là di tutto si presenta anche per i dipendenti. Ovviamente con 10 clienti a sera difficilmente riesci a coprire le spese di un intero ristorante. E poi c'era un'altra questione, quella che, insomma, di cui si parla moltissimo,
e cioè l'utilizzo degli spazi pubblici esterni. Ovviamente questa è una cosa che in teoria può essere fatta, in teoria è una cosa accettabilissima, ma nella pratica non tutti hanno l'organizzazione tale per poter allestire un esterno, non è che metti i tavolini sul marciapiede ed è arrivato l'esterno, no, perché è chiaro che devi creare un minimo di ambiente accogliente che ti consenta di mettere sedute delle persone che non si sentano in mezzo a una strada. Quindi il discorso che faceva Sofia è assolutamente comprensibile, dice ok, io voglio anche investire per allestire l'esterno, cioè metto delle fioriere, metto una base anche per il passaggio dei disabili, metto degli ombrelloni, magari delle tende, qualcosa di carino, però ho bisogno di ammortizzare quelle spese perché per 2 mesi di esterno sicuramente non riesco a, a coprire quello che io investo. E credo che la situazione di Cucina 71, che tra l'altro è un ristorante anche molto conosciuto e molto frequentato, sia insomma la situazione di tanti altri ristoranti. Voglio ricordare anche quello di Cantina Segreta ad Eboli, che insomma è stato davvero tanto scalpore, perché comunque si tratta di un ristorante amatissimo, frequentatissimo, non solo dagli ebolitani, tantissimi battipagliesi, ma anche tanti salernitani di tutta la provincia andavano appunto a cena o a pranzo a Cantina Segreta anche per degli eventi, perché è molto accogliente in questa grotta, quindi anche molto particolare e suggestivo, ma loro hanno deciso proprio di chiudere completamente. Quindi è una cosa tristissima, perché ma come cantina così tanti altri, perché mettere fine ad un'attività a causa del Covid-19 sicuramente mette veramente tantissima tristezza. Ma del resto, se non si riescono ad affrontare le spese con le 10 persone sedute, immagino che insomma si debba per forza arrivare ad una conclusione. Fermo restando che c'è anche la problematica della cassa integrazione, come diceva Sofia, non è ancora arrivata a nessuno, e soprattutto sul nostro territorio, quindi a questo punto davvero diventa complicato gestirla, anche perché non tutti possono permettersi di anticipare la cassa integrazione come invece alcuni hanno fatto. Volevo, nel frattempo stavo cercando di vedere se riuscivo a rintracciare il sindaco di Eboli e qualche consigliere di ieri, perché praticamente ieri sera c'è stata una grossa polemica rispetto a una discussione in consiglio comunale, durante il consiglio comunale di Eboli. Quindi volevo capire un po' di più, al di là degli articoli che sono stati scritti, insomma, e di cui si è parlato, però evidentemente non riesco a sentire, ma io ci provo ovviamente anche con i consiglieri di opposizione, così vediamo se riusciamo a sentire qualcuno, giusto per avere una cronistoria diretta di quanto avvenuto ieri sera. Vediamo se ci riusciamo. Nel frattempo aspettiamo chiaramente Alessandro, che continua questo giro di perlustrazione, questo giro di monitoraggio a Battipaglia. Poi faremo anche le altre città, perché volevo capire in maniera concreta che cosa stia realmente accadendo, insomma, quali strategie anche le attività stanno mettendo in campo per riuscire a in qualche modo ad accogliere i clienti, perché molti mi dicono che comunque sì, c'è curiosità, la gente è curiosa, ma non acquista, e questa è un'altra problematica effettivamente che potrebbe creare qualche problema. Allora vediamo un attimo se riesco a trovare volevo un attimo vedere la rassegna stampa rispetto a ieri sera, proprio per darvi delle informazioni fresche nel frattempo che magari ci danno qualche news. Allora, l'ordine del giorno, vabbè, c'era appunto il capogruppo di MDP Leo, Antonio Conte, che anche ho chiamato, che sottolineava ieri che appunto il Consiglio Comunale
era stato chiesto, in questo caso l'argomento era stato chiesto da loro, cioè riferimento alla fase 1, la gestione dell'emergenza, e soprattutto della fase 2 con la ripresa delle attività e della vita sociale. Ovviamente le problematiche erano relative anche alla questione soprattutto sociale dei buoni spesa e quindi in relazione anche alla distribuzione e alle modalità, quindi come sempre insomma le problematiche sono sempre molto molto attuali. Vediamo un attimo se riusciamo anche Antonio Elia, se riusciamo a sentire, perché poi si lamentano che io non li chiamo, però poi se li chiamo non vengono in diretta e io poi non riesco a... Vediamo se lo stesso Massimo Cariello riesce a venirmi in diretta, non so dove sia, certo il sindaco è un pochino più complicato, ma di solito è sempre molto attivo. Perché invece di raccontarvi insomma la cronistoria, volevo sentirla direttamente dai protagonisti, cosa che non sempre accade. Allora, nel frattempo, ecco, forse mi risponde Tonino Conte, Antonio Conte, Tonino Conte, meglio conosciuto, vediamo che cosa mi dice. Ora passo, ti passo il numero Giancarlo, così gli dici di provare a entrare ora. Vediamo se ci riusciamo, in attesa che arrivi Alessandro che va in gioielleria. Ecco qua, vediamo se ci riusciamo, È già è quasi pronto, nel senso che è attivo. Ah, queste sono le immagini di ieri sera, non so se abbiamo anche qualcosa, c'è anche l'audio di queste immagini che possiamo sentire? No, sono appunto tutti quanti ovviamente con le mascherine, si discute ovviamente, abbiamo anche detto, no, che noi di Sud TV abbiamo un po' tralasciato la parte delle polemiche politiche che pur ci sono state in queste settimane, in questi mesi, ma è chiaro che adesso l'opposizione insorge anche per vedere, per verificare, per monitorare. Del resto il ruolo dell'opposizione sia a Ebori, a Battipaglia, ma insomma tutte le città d'Italia è questo, no? Quello di cercare di controllare e andare a verificare dove ci possono essere dei dubbi. Però pare che ieri sera insomma si sia andati un po' oltre e c'è stato anche uno scontro tra Antonio Petrone, consigliere d'opposizione, e Carmine Busillo, che è l'assessore al... Salviati Pasquale, Presutto Giancarlo. Ecco, questo è il momento dell'appello praticamente, ma credo ci fossero tutti ieri. Abbiamo Alessandro, prova a chiamare anche Conte se riesci, che ce l'ho in linea. Alessandro, dove sei? In gioielleria ovviamente. La facciamo, Mario. Che cosa che poi succede? Sei in diretta, Ale? No? Allora, no, perché Conte mi sta chiamando. Tranquillità, dice, com'è la situazione attuale? Di cosa... Va bene, il bello della diretta, ce la facciamo, non c'è problema. Ovviamente c'è il Sorvillo che fa un po' il cicerone della situazione, che accompagna il nostro Alessandro in giro. Rosaria? Sì. Ti sentiamo? Ok, sì, a posto. Sì, vai. Stavamo intrattenendo con Mauro, siamo qui nella gioielleria, inverso, mi suggeriva giustamente Mario, dopo sceglierò il regalo per te, però nel frattempo saluto Mauro, che è stato un po' sfortunato, mi raccontava Massimo prima, perché doveva aprire praticamente durante, aveva previsto l'apertura durante la quarantena praticamente. Sì, anche se non è stato un problema per quanto riguarda la nostra attività, essendo già in commercio da 12 anni non abbiamo risentito questa cosa.
Siamo fiduciosi nella riapertura anche di tutti i commercianti di Battipaglia, che hanno un grande senso di responsabilità nelle misure di sicurezza che sono state adottate contro questo Covid-19. Quindi si respira una buona aria e un'aria sicuramente di positività. Sì, esatto. Okay. Beh, sicuramente Alessandro, quando parliamo di gioielleria, diciamo c'è un minimo di vantaggio, perché è chiaro che non sono prodotti che, diciamo, hanno una stagionalità impellente. Quindi, e c'è la voglia rispetto ai clienti, c'è la voglia di curiosare, di comprare, di verificare, insomma, ci sono i clienti? Rosaria dalla TV mi chiedeva, ci sono da parte dei clienti, c'è la voglia di venire anche semplicemente a curiosare e poi ad acquistare, cioè si è tornati di nuovo a quel modo anche di approcciarsi all'attività? Sicuramente sì, la collaborazione da parte dei clienti è importante per incorniciare questo momento di crisi, tra parentesi, perché noi ci crediamo, Battipaglia ha risposto bene anche durante la fase di quarantena, quindi non penso che ci siano altri problemi, oltre che rispettare le norme di sicurezza. Mauro, per quanto riguarda invece lo spazio, ecco, interno, c'è anche una problematica, perché poi ci sono anche le problematiche legate agli spazi, e c'è la piazza antistante che ha i suoi problemi, no Mauro, dicevamo? Su questo avremo bisogno di un aiuto da parte delle istituzioni comunali per la riqualifica di, ahimè, di questa piazza, sicuramente. Non perché io ci sono come attività commerciale, ma come biglietto da visita per l'intera città. Ricordiamoci che siamo nel pieno cuore di Battipaglia, piazza parcheggio che per i comuni nel nostro vicinato è una referenza per quanto arrivano in città, quindi questo è il nostro biglietto da visita. Parcheggiatori abusivi, mancata manutenzione dei servizi pubblici, del verde, scarsa illuminazione, e se ne potrebbero dire di tante. Chi viene in questa piazza non accede solo a Piazza Lorenzo Rago, ma accede soprattutto alle centralissime vie di Battipaglia, quale via Mazzini, via Italia, via Roma. Per andare in comune la maggior parte dei professionisti parcheggia qui, quindi questo è il nostro biglietto da visita. Ma ancora adesso, ecco, anche vedi, in questo periodo ci sono queste problematiche? Sì, confermo anche io, perché arriviamo da lì, quindi confermo pienamente quello che dice Mauro. Covid o non Covid, le problematiche qui sono sempre le stesse. Senti, in generale le gioiellerie rispetto all'emergenza Covid, quindi in generale non hanno subito perdite, oppure perché loro si sono saputi organizzare meglio, perché hanno una clientela fissa che ha potuto aspettare, oppure in generale la gioielleria è uno di quei esercizi commerciali che, diciamo, è un po' più fortunata in questo senso rispetto al Covid? Diceva Rosaria, il settore gioiellerie ha subito realmente il contraccolpo della crisi, o è riuscito a gestirlo meglio, magari perché ha potuto, per esempio, far attendere i propri clienti attraverso prenotazioni? Cioè, com'è stato l'impatto dell'emergenza sul settore in generale? Per quello che ci riguarda, ci siamo riposati a casa e tutto quello che c'era da fare è stato fatto, e ritorniamo più forte di prima. Rosaria, allora adesso noi continuiamo il nostro giro. Sì, dove vai Alessandro? Del centro, dove andate? Qualche negozio del centro. Andremo? Dove andremo? Facciamo Uvicoli e l'Allegria. Adesso andiamo. Che è un'osteria, quindi se per caso ti troverai un po' brilli, se ci troverai un po' brilli nel prossimo collegamento, saprai anche il perché. Che meraviglia, d'accordo, a tra poco allora. Bene, a dopo. In giro per la città. Allora, noi vi stavo parlando prima, insomma, invece di un'altra questione politica, giusto per anche inframmezzare, no? Parliamo del commercio da un lato, ma parliamo anche di politica dall'altro. Dovremmo avere in diretta video con noi il consigliere comunale Tonino Conte, che abbiamo. Ci sei? Eccolo qua, che è, credo, al lavoro. Buongiorno. Insomma, da quello che riesco a intravedere.
Sì, siamo al lavoro praticamente. Allora, consigliere, io non ero presente ieri sera in consiglio comunale, volevo insomma da lei insomma, un resoconto di quanto accaduto. So che avete lasciato tutti quanti voi i banchi dell'opposizione, perché? Ma per intanto il Consiglio Comunale è cominciato male con una relazione del sindaco di Eboli, il quale ha fatto un'esaltazione della propria attività e della sua persona, ha fatto dei ringraziamenti istituzionali dovuti per la verità alle tante persone, ai tanti volontari, alla protezione civile, ai vigili urbani, alle forze dell'ordine, a tutti coloro i quali, associazioni e quant'altro, si sono spesi e si sono adoperati naturalmente per la fase 1 della emergenza Covid. Perché si è partiti male? Si è partiti male perché desideravamo un resoconto di quanto avvenuto e fatto nella fase 1 e poi eventualmente una sua proposta, e quindi della maggioranza, per quanto riguarda la fase 2, il riavvio economico, sociale e perché no, culturale della nostra città. Purtroppo quando c'è un'emergenza come quella che stiamo vivendo, e l'emergenza non è finita perché continua ancora, quando c'è un'emergenza di questo tipo, bisogna affrontare tutte le tematiche che riguardano una comunità e quindi un territorio e quindi una città. Quindi la emergenza sanitaria, la economia, la socialità, la cultura, tutto complessivamente. Ci aspettavamo un'idea, una proposta all'inizio del Consiglio Comunale. Tutto questo non c'è stata semplicemente l'esaltazione della propria personalità, accompagnata poi dal tifo da stadio, da Curva Sud, di qualche consigliere di maggioranza Vabbè, però e consigliere, quindi che poi cosa si aspettava che il sindaco dicesse non sono stato bravo, no? È anche quasi ovvio che facesse qualcosa del ma genere. no, 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 non mi aspettavo questo né posso immaginarlo questo, voglio dire, non sono così ingenuo da pensare a una cosa del genere. Avrei desiderato e preferito un altro tipo di relazione più attinente alle problematiche, alle questioni che Certo. teniamo sul tappeto. E poi Noi cos'è siamo entrati in accaduto? consiglio, niente, noi siamo entrati in consiglio comunale con l'intento, il desiderio di avere innanzitutto le notizie che non abbiamo avuto in questo periodo, che il sindaco ha blindato tutto, ha cancellato ogni forma istituzionale, dalla sede dei capigruppo alle commissioni. E quindi ai consigli comunali per 2 o 3 mesi noi non abbiamo potuto discutere e confrontarci su nulla, come se l'emergenza riguardasse una sola persona, quindi il Cariello al comando assoluto di questa città. È un'illusione perché non si combattono le cose così, non si fanno le battaglie così, non si affrontano le emergenze di questa natura e di questo tipo in questo modo. Quando finalmente il dibattito si era avviato, noi abbiamo visto da parte della maggioranza una sorta di fastidio, una sorta di intolleranza, insofferenza nei confronti della minoranza che mano a mano parlava, facendo anche ovviamente delle critiche. Questo credo che lo possiamo fare perché chissà l'opposizione ha anche il diritto, il dovere di criticare o di osservare Assolutamente. delle cose. E poi naturalmente siamo passati alle proposte. Tant'è che la parte politica che io rappresento in Consiglio Comunale insieme a Petrone e insieme alla signora Di Candia abbiamo consegnato, depositato alla segreteria del Comune nel momento in cui stavamo discutendo un nostro documento con una serie di proposte che riteniamo possono essere utili alla ripresa e al lavoro che dovrà essere svolto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per l'artigianato, il commercio, il turismo, i balneari, perché purtroppo siamo a ridosso, anzi per fortuna siamo a ridosso della stagione balneare, per cui è opportuno, come è opportuno ed era opportuno, confrontarsi su un problema che riguarda per esempio la ripresa scolastica, prevista e come Assolutamente. speriamo sia possibile per A settembre, per settembre. far sì che tutta la popolazione scolastica del nostro territorio possa essere, come dire, in piena sicurezza, possa frequentare bene le scuole
senza avere il problema o quantomeno tamponare quanto più è possibile e contenere quanto più è possibile l'emergenza. Però adesso mi vuole dire, Conte, il motivo che ha fatto scaturire la decisione di andarvene. Ci arrivo rapidamente. Tutto questo, dicevo, per quanto riguarda le scuole, in collaborazione, perché gli attori principali sono i dirigenti scolastici, naturalmente gli insegnanti e soprattutto studenti, alunni e bambini, e naturalmente genitori. Siamo andati via perché a un certo punto stava intervenendo il consigliere Petrone, che tra l'altro è anche il presidente della commissione controllo e garanzia, che è l'unico organo che è stato convocato dallo stesso Petrone per una verifica di quella che è stata la prima fase sui buoni solidarietà, sulle famiglie assistite e quant'altro, per cercare di capire che cosa è stato fatto, se ci sono o se ci sono stati degli errori, o se addirittura abbiamo lasciato indietro famiglie bisognose che devono essere ancora aiutate ed eventualmente assistite in questa fase terribile. Nel mentre si discuteva e quindi si apriva finalmente il dibattito, dalla maggioranza sono arrivati insulti, gesti che possono essere, non possono essere ripresi o ripetuti, che naturalmente rimettiamo ai mittenti o al mittente, e abbiamo invitato più volte il Presidente del Consiglio Comunale a ristabilire calma, serenità e tranquillità al Consiglio Comunale. Non si è potuto procedere, che il Presidente del Consiglio, dall'alto della sua abilità di maggioranza, ha condotto il Consiglio sempre in un modo lascivo e in un modo unilaterale. A quel punto, visto che il Presidente del Consiglio non interveniva e non ristabiliva la tranquillità del dibattito e la tranquillità del confronto, per protesta abbiamo dovuto abbandonare l'Aula, non perché veniamo meno, tanto è vero che le proposte che abbiamo depositate stanno lì al Comune, non per venire meno al dibattito, anzi, proprio perché lo sollecitavamo in modo sereno, trasparente e tranquillo. Ancora una volta la maggioranza, che non ha idee, il sindaco non ha nessuna idea, non sa di che si tratta in questa fase, c'è semplicemente un tifo intorno, ha fatto bene, ha fatto qua, ha fatto là, nella sostanza non c'è nulla, nulla di nessuna specie. Quindi si nascondono dietro ai sorrisini, dietro agli no, o dietro a critiche, come dire, sterili e inutili nei confronti di opposizione. Tutto questo è insopportabile. In questo Consiglio Comunale non c'è democrazia. Lo dichiareremo sulla stampa, lo dichiareremo e lo segnaleremo ancora una volta alla Prefettura, lo segnaleremo alla Procura della Repubblica. Questo è un Consiglio Comunale che non ha più i principi sani del confronto e della democrazia. E purtroppo, cara Rosaria, non è la prima volta che capita questo. Ieri sera abbiamo passato ogni limite. Senta consigliere, quello che però mi preoccupa, comunque dispiace, è sicuramente che appunto queste situazioni poi vengono mediaticamente diffuse, e quindi è brutto, no, che dall'esterno si abbia questa idea così, insomma, non bella del nostro Consiglio Comunale. Voi poi non siete rientrati, è finita lì? Noi, cioè, ci sono state delle rientrare. Scuse, insomma, vi siete chiariti, no? No, no, assolutamente nulla. Tra l'altro un assessore, cosa che non è possibile in Consiglio Comunale, così entriamo, non dico nel dettaglio, ma completiamo quanto è avvenuto, un assessore, mentre parlava il consigliere comunale Petrone, lo ha interrotto più di una volta, e per regolamento gli assessori in Consiglio Comunale non possono parlare né possono interrompere l'andamento del Consiglio Comunale, e quindi i consiglieri comunali mentre parlano, meno che mai i consiglieri di opposizione, per regolamento, a meno che gli assessori non sono chiamati a relazionare su un fatto specifico o su attività del proprio assessorato. Beh, quindi in questo senso, perché però anche il Presidente del Consiglio ha fatto qualche errore, secondo dal tuo punto di vista, no? Dal suo punto di vista. No, non è che ha fatto. Ha lasciato che l'assessore interrompesse liberamente il consigliere comunale. Se un consigliere comunale sta parlando in consiglio va rispettato,
Le regole democratiche sono queste. Se il consigliere comunale di opposizione dice cose non giuste o non vere o fa delle accuse, c'è il turno successivo di questo o quel consigliere di maggioranza che possono dire il contrario. E se qualche offesa va oltre, ci sono altre autorità per poter tutelare la, come dire, la onorabilità di ognuno di noi. Tutto questo non è avvenuto, non è possibile che un consiglio comunale possa essere gestito così ad uso e consumo della maggioranza e del sindaco di Eboli, di questo sindaco. Questa cosa non è mai avvenuta. Grazie consigliere Conte, grazie mille, tanto ci risentiamo ormai, insomma penso che anche dal punto di vista politico si sia tutto un po' normalizzato, no? Quindi ci sarà molto da discutere su tanti argomenti, quindi avremo modo di risentirci ancora e grazie per la disponibilità immediata. L'atmosfera si sta riscaldando. Che bello, lo sai che a me poi queste cose piacciono di più. Grazie mille, consigliere. Grazie a te per l'ospitalità e per chi ovviamente ha la pazienza di ascoltarci. Grazie. Grazie. Allora andiamo un attimo invece in centro città perché c'è Alessandro con Mario Lobianco che questa volta sono dove siete in osteria realmente? Dove siete? Sì, in osteria. Via da Gittino, Vicoli d'Allegria, ecco, veramente tanta allegria, un posto molto bello, molto casalingo, sembra sì, di essere Alessandro, a casa. Sì, ma non bere, Alessandro, non bere, No, a casa dei nonni di Gigino, mi fanno notare. No, cerchiamo di non bere, se Gigino dovesse offrirci qualcosa, noi ovviamente accetteremo. Certo, per gentilezza, se no sembra brutto. Per gentilezza, Ok, allora Gigino, finalmente ieri si è tornati a fare il servizio ai tavoli, com'è stato questo ritorno? Allora, sì, è un ritorno un po' strano per chi fa questo lavoro con passione e con amore come me, come tutti quanti del resto i colleghi. È strano perché qui, per esempio, da me siamo abituati ad abbracci, saluti, strette di mano e ci siamo trovati a stare distanti un metro. Quindi è un po' difficile, ma l'importante è aprire, dare questo segnale di vitalità alla città, perché già è una città che ha i suoi guai da un po' di tempo. È una città che è un po' spenta, però penso che adesso sia il momento, dopo questo Covid, di dare una vitalità a questa città di nuovo come era prima. Diciamo che io ho ricostruito un po' questo ambiente per ritornare un po' indietro nel passato. Spero che la città ritorni al passato bello che ci ha dato tanto lustro in giro. E vi posso assicurare che nella mia attività in 3 anni sono arrivate persone da fuori che venivano per il nome di Battipaglia. Il nome importante, conosciuto, ve lo posso assicurare, nel mondo. Quindi chiedo a tutti i colleghi di riaprire e andare avanti. All'amministrazione chiedo soltanto la comprensione di capire le difficoltà economiche in cui ci siamo trovati. Sappiamo tutti benissimo, non voglio ribadire che lo Stato, non mi voglio lamentare perché è inutile lamentarsi, ma bisogna andare avanti. Chiedo all'amministrazione un grosso aiuto e chiedo ai colleghi di essere uniti e non essere divisi in questo momento importante, perché l'unione fa la forza e possiamo andare avanti. Dato vi siete ben organizzati già, vedo che a terra c'è già tutto il necessario per delimitare gli spazi. Vedere. Sì, ecco, adesso Mario, ecco, vedi? Ovviamente prima di andare in diretta Gigino giustamente mi diceva che i posti erano molti di più, ora sono appena 9, quindi da 20-18 posti che avevate disponibili e prima dal ora punto di vista economico praticamente... come riesce ad affrontare questo sbalzo di numeri? Abbiamo dei posti. Ecco, dicevano dalla redazione, ora però dal punto di vista economico come fate ad affrontare questa nuova fase, soprattutto in vista delle spese, che quelle non sono cambiate, sono sempre le stesse. Sì. Anzi, aumentate. No, vista economico c'ho ancora una persona in cassa integrazione. Speriamo che gli arrivi, visto che non gli è arrivata. Poi per quanto riguarda noi abbiamo messo tutto in sicurezza,
sono sicuro di avere un locale piccolissimo, quindi abbiamo ridotto di molto gli incassi, molto, ma veramente tanto. E poi sono un locale che lavora tanto con le persone che vengono da fuori. E l'unica cosa è la speranza adesso dell'estate. L'estate, l'esterno come da 2 anni, per chi ci conosce, che viene, mi prodigo anche per le persone, tanti amici che vengono da fuori, da Nocera, Salerno e Cava, gli dico anche quest'anno siamo con la speranza di aprire fuori, visto che l'anno scorso è stato, sia l'anno scorso che l'anno prima, è stato un gran successo fuori. Speriamo anche in quest'anno che potete venire a... Loro stanno lavorando molto con l'asporto? Di fronte come questi anni passati. Sull'asporto invece? Sull'asporto diciamo che è soltanto un processo di... si sono anticipati i tempi. Noi diciamo, tra virgolette, come Sud siamo sempre un po' in ritardo sul fronte nazionale del Nord, ma non per, è per una questione di... non per una questione di intelligenza, è una questione di modi di vivere diversi. Quindi penso che il delivery sia arrivato adesso, perché c'è stato questo momento del Covid, ma sicuramente una piccola percentuale di fatturato nei prossimi anni inizierà ad aumentare. Certo, dicevo anche con la tua collega prima che sembra che qui ci sia un po' la cultura del delivery solo ed esclusivamente per la pizza. Non è vero, per esempio posso dirti che in questi giorni di delivery abbiamo lavorato poco. Ieri sera con l'apertura anche dei tavoli abbiamo una buona parte dell'incasso serale è stato fatto col delivery. E c'è fiducia però da l'unica parte cosa clienti, dietro la ristorazione per magari. Molti sembra che ci sia soltanto un diciamo un titolare, ma oppure dei ragazzi che lavorano, ma dietro una ristorazione c'è una macchina che è incredibile, perché mi riferisco anche ai nostri fornitori di bevande e di alimenti per la ristorazione, hanno accusato un bel colpo, perché comunque mettete che molta merce va in scadenza, quindi certo. Anche loro dietro di noi, quindi chi fa l'asporto acquisti anche da bere, ma non per noi o per qualcosa, acquisti anche da bere per i fornitori, perché anche loro stanno in un momento difficile, quindi è tutta una catena, abbiamo bisogno dell'acquisto, se in settimana trovi occupato perché non c'è posto e avevi il desiderio di venire a mangiare da me, lo so, è l'ambiente, delle volte i locali sono l'ambiente, sono le persone, ma c'è anche il fatto che per aiutarci noi a Battipaglia bisogna anche dire se stasera scendo lo stesso portandomela a casa, certo. Aiutando la nostra economia. Quindi c'è richiesta, nel senso che i clienti ci vanno serenamente, insomma non c'è paura. I clienti vengono serenamente, non c'è paura rispetto anche allo stare chiusi nello stesso posto? Allora, guarda, io ho messo in sicurezza un po' tutto per farli stare tranquilli. Io prima avevo l'acqua offerta dal sindaco, cioè questa mitica battuta, avevo l'acqua da depuratore che offrivamo per qualsiasi persona. L'unica cosa che abbiamo tolto adesso, infatti ho fatto la battuta, ho scritto un cartello lì veramente molto per ridere su questa situazione molto strana. Poi ovico dell'allegria. Al momento l'acqua ce l'ha staccata il sindaco, perché adesso l'unica opzione era quella di portare l'acqua in bottiglia. Abbiamo cercato di trovare per quanto riguarda i bicchieri, abbiamo cercato di trovare dei bicchieri biodegradabili, quindi così evitiamo tutte, stiamo cercando di creare una ambiente confortevole, un po' come faceva mia nonna con me, quindi sono qui, sì, sono i miei nonni, e quindi cioè, questa è la cosa che voglio ricreare, tranquillità. Mi ha fatto piacere che De Luca venerdì scorso ha finito il discorso
e mi è arrivato un messaggio di quattro ragazze che stavano aspettando che De Luca dicesse il giorno per prenotare. Quindi ha dato di buon auspicio e do un in bocca al lupo a tutti i colleghi, anche chi non fa food, anche per gli altri. Il food, ricordatevi, l'unica differenza che dico è che dietro di noi c'è tanta gente che lavora, perché ognuno di noi, per quanto possa essere piccolo, ha minimo due persone che lavorano in azienda. Questa era la mia parentesi. Insomma, e mi sembra spero molto chiaro. Il Comune ci dia una mano per quanto riguarda la spazzatura. Voglio ripetere queste cose che ormai sono di carattere giornaliero per tutti, però penso che 3 mesi noi non abbiamo usufruito di un servizio, quindi penso che ci vada abolito. E poi per quanto riguarda l'esterno, di dare una mano a chi ha pochi. E poi mi rivolgo a delle persone. Questo è l'ultimo appello che faccio. Lo faccio ai cittadini e ai condomini, di avere un po' di pazienza, perché noi lavoriamo. Non è che vogliamo fare casino, non è che vogliamo fare... noi lavoriamo, questo è il nostro lavoro. Purtroppo capisco che c'è stata un po' di negligenza dalle amministrazioni passate di non creare un punto di movida a Battipaglia. Quindi capisco, quindi però si ricordatevi fa movida nei locali, che insomma, non lavoriamo, abbiamo capito. Non rubiamo, non facciamo niente. Il casino va moderato, abbiamo fino a mezzanotte, quindi anzi d'estate fino a luna possiamo tenere i tavoli fuori. Quindi fateci lavorare, perché io posso essere un figlio del signore del balcone di sopra che sta cercando di creare un futuro a due persone che lavorano con me e i figli. E questa è la certo, cosa. Okay. Vi ringrazio. Grazie, grazie, abbiamo grazie, capito, grazie, insomma, fino. Alessandro, fino a luna, forse, non so, vabbè, ovviamente bisogna capire le esigenze di tutti. Grazie a tutti grazie. E due, Ale, dove andate adesso? Che ho il sindaco pronto, che devo passare la linea. Qua stanno cominciando a cucinare, quindi restiamo qui, poi forse no, dopo ci vediamo. Ma cosa? andiamo da Fratinardi Bimbi. D'accordo, ci vediamo tra poco, ci vediamo tra poco. Dopo, a dopo. Ringraziamo ovviamente il nostro ospite. Allora, vedo anche il collegamento adesso in diretta Massimo Cariello, il sindaco di Ebori, ce l'abbiamo fatta, vede sindaco, poi alla fine la tecnologia ci viene sempre incontro. Allora, sindaco, come va? Tutto bene? Sì, mi senti? Sì, forte e chiaro. Allora, abbiamo sentito già il consigliere d'opposizione Tonino Conte, che ci ha raccontato per sommi capi quanto avvenuto ieri sera e quindi volevo insomma sentire anche la sua versione, cioè, stamattina ho detto lei a tutti, la sua versione sindaco, cosa è accaduto ieri sera e insomma non è una bella pagina però. Ma dipende da come è stata posta, perché sicuramente non è stata sicuramente una bella pagina per quello che è stato il comportamento dell'opposizione, non è stata una bella pagina per quello che è stato l'atteggiamento che hanno avuto, in modo particolare parlavi di Conte, di quel ridicolo manifesto che hanno fatto e che comunque abbiamo soltanto stigmatizzato all'interno del Consiglio Comunale. Non è una bella pagina, perché dopo il mio accorato appello, un appello di collaborazione, di rete, di sinergia che ho fatto nel mio lungo intervento iniziale, mi sarei aspettato altro da parte loro, mi sarei aspettato un'opposizione, una parte dell'opposizione, perché devo dire i consiglieri Guarracino, Infante e Rizzo hanno avuto un atteggiamento leale, corretto, di interesse e di tutela della città di Ebori, non invece fazioso, meschino e cattivo che hanno messo in campo altri consiglieri comunali. Questa sicuramente non è una bella fase. La bella fase però è stata che all'interno del Consiglio Comunale ci sono stati interventi molto belli, molto sentiti, di elevata qualità politica e di confronto con il territorio, sia da parte degli esponenti della maggioranza, ma sia da parte dei consiglieri di Guarracino e Infante, insieme al gruppo con Rizzo, che abbiamo alla fine condiviso un documento unitario. Un documento dove ha dato mandato all'amministrazione comunale di proseguire sull'attività finora svolta e in modo particolare di dare risposte alle realtà commerciali. E credo che lì sia stata una bella pagina. Non è stata invece una bella pagina la loro reazione
Io devo dire la verità, quando nel lungo intervento... Vediamo se lo recuperiamo, eh? Arriverà, tornerà. Speriamo che stacchi e rientri, e così lo becchiamo di nuovo subito. Stavamo parlando appunto di ieri sera, si parlava dell'emergenza Covid, di questa seconda fase, quindi il sindaco ha aperto il Consiglio Comunale con ovviamente un'introduzione in cui ha raccontato quanto fatto durante questi mesi, e poi evidentemente si è sollevata una polemica, hanno redatto un documento condiviso, da quello che ho capito, anche con altri consiglieri dell'opposizione come Guarracino, Infante, Rizzo, credo di aver capito, ma Conte, Cardiello, Petrone, insomma, credo che lì ci sia stata poi un po' di polemica, da quello che ci ha raccontato anche Conte. Volevo insomma arrivare a quel punto proprio per sapere da un altro punto di vista, insomma, e quindi dare le due versioni rispetto all'episodio che ha portato poi alcuni consiglieri dell'opposizione ad alzarsi e ad andare via. Ovviamente il documento è comunque stato redatto, e vediamo se ritroviamo il sindaco Cariello, così magari completiamo quanto ci stava raccontando. Credo sia in linea, perché sento rumori strani. Vediamo se lo sentiamo. Nel frattempo il nostro Alessandro Mazzaro è in giro, quindi se... Vai! Pronto? Sindaco, che poi a un certo punto, quindi nel documento condiviso anche dagli altri dell'opposizione, sia appunto Infante, Rizzo, l'abbiamo riperso di nuovo? La domanda è perché lo perdiamo? Perché? Vediamo se lo recuperiamo. Mentre invece dicevo, Alessandro e Mario Bianco sono in giro per la città, quindi se dovesse trovarli potete fermarli e fare direttamente un intervento. Allora, vediamo se ritroviamo il sindaco. Sindaco, gli dobbiamo regalare un telefono. Eccolo. Mi senti? Sì, forte e chiaro adesso. Sì, non ci riusciamo a vedere oggi. No. Allora, quindi dicevi nella seconda parte, quindi nella prima parte un documento allora, condiviso. Allora, durante l'intervento di Petrone, penso che mi ero rimasto a questo punto, sì, con offese dure e anche bugiarde nei confronti di un nostro dirigente, c'è stata una reazione verbale da parte dell'assessore Busillo a difesa del dirigente, perché quando poi la bugia supera e va davvero, diciamo, nella meschinità nei confronti in modo particolare di una figura eccellente del nostro comune di Ebuli, che è la dottoressa Gilda Viscido, Carmine Busillo ha risposto a Petrone senza fare alcun gesto di quello che poi alla fine hanno inventato e costruito ad arte alcuni consiglieri di opposizione. Peraltro poi le offese lanciate da Petrone sono state poi spergiurate e evidenziate con atti concreti alla mano, che a differenza di quello che diceva Petrone, che non aveva avuto alcuna risposta, una nota mandata tempo fa, abbiamo dimostrato con numero di protocollo e con relazioni di 40 pagine la risposta data dalla dottoressa Gilda Viscido in 5 giorni. Dico questo perché, per far capire che l'obiettivo che ha avuto e che ha dimostrato l'opposizione ieri era quello del comportamento, secondo me, meschino che ha avuto in questi mesi. Io mi sarei aspettato diversamente altro. Sinceramente, non ti nascondo, Rosaria, ho invitato anche io le forze dell'ordine presenti, la Polizia Municipale, a invitare
un consigliere comunale di opposizione, un certo Fido Santo Venerando, che ha avuto delle reazioni quasi da esorcismi, indiavolato, qualcosa fuori dalla norma, delle reazioni che meriterebbero, diciamo, una censura per mesi per non farle entrare in consiglio comunale, comportamenti assurdi, fuori luogo, inutili e senza una motivazione concreta. Cioè, la cosa che a me lascia perplesso è che davvero proprio ieri, quando occorreva una sinergia, una unità, una collaborazione di cercare di fare squadra, hanno infangato quotidianamente nei loro interventi, costantemente nei loro interventi, cattiverie, sputato veleno in ogni parola che loro dicevano, senza cercare di trovare insieme una quadra e una sintesi, che era nel mio accorato appello iniziale. Davvero sono rimasto allibito, e la cosa che davvero poi mi sconcerta, cara Rosario, sì, che subito dopo persone che dicono di avere spessore politico, come il consigliere comunale Tonino Conte, che si mette a fare un video sotto al comune come l'altro cardiello dietro al comune, facendo pensare e dicendo delle falsità, delle bugie assurde, davvero siamo messi male. Io sono amareggiato che ho questa opposizione a deboli. Sono deluso come primo cittadino e come cittadino ebolitano che ho a che fare con un'opposizione di una meschinità e di una cattiveria mai vista nella mia vita politica, mai visto nella mia vita politica, che in una situazione così tragica, una situazione così unica, mai successa una questione del genere come la pandemia, mi tengo ho a che fare con dei consiglieri di una meschinità e di una cattiveria e di un odio e un rancore da cui davvero ti chiedo, guarda, non so da dove possa nascere, da quale motivo possa derivare una cosa del genere. Io sono davvero allibito, sindaco, però però c'è stata qualche frase anche da parte sua, no? Fuori luogo, oppure no? No, io non è stato per me, se dire, richiamate questi animali che si comportano in modo becero in consiglio comunale era il minimo. Io ho detto soltanto, fate in modo che a questi comportamenti animaleschi vengano svolti al di fuori dell'aula consiliare. Lo ripeto anche qui, ho detto, fate in modo che questi comportamenti animaleschi se non si verificano nell'assise Isaia Bonavoglia, perché è un'offesa alla politica e alla storia culturale della città di Eboli. Sindaco, è perché stanno arrivando le elezioni, secondo lei? Ma posso dire la verità, ma guarda, premesso che alcuni comportamenti li hanno sempre avuti, ma parliamo di che cosa? Delle elezioni. Noi qua stiamo parlando di una questione mondiale, di come poter trovare delle soluzioni, di come dire ai commercianti, alle famiglie svantaggiate, a chi ha perso il lavoro, come stare al loro fianco, come trovare una soluzione, come far vedere che le istituzioni sono unite e coese. Parliamo delle elezioni, ma davvero siamo così messi male? Ma davvero pensiamo che la vita di un Massimo Cariello, di Tizio, di Caio Sempronio, essere eletto o non rieletto? Ma qua ci rendiamo conto di quello che stiamo vivendo, di quello che abbiamo vissuto, ma ci rendiamo conto che si sono perse delle vite, abbiamo avuto una persona che è deceduta debole, abbiamo avuto migliaia di morti in tutta Italia e pensiamo alle elezioni? Ma dove siamo? In quale mondo viviamo? Ma da dove viene questa cattiveria? Questi davvero hanno degli stimoli animaleschi, ma te lo dico con tutto il cuore. Allora, invece adesso sarà riaggiornato, insomma, ci sarà qualche altro consiglio comunale previsto già nel prossimo futuro? Guarda, noi poi ieri abbiamo continuato con cordialità, abbiamo completato gli interventi, abbiamo approvato una delibera all'unanimità dei presenti, con la presenza anche di Guaracino, di Rizzo e di Infante, abbiamo avviato un percorso, stiamo andando avanti, ma noi lavoriamo, ma mica pensiamo a questi quattro consiglieri comunali che il cui loro obiettivo è che sprecavano la sede magari per avere qualche positivo in più per poter attaccare il sindaco di Eboli, o qualche deficienza in più per poter attaccare il sindaco di Eboli. Ma qua stiamo davvero parlando di aria fritta, qua parliamo di persone che io davvero invito i cittadini di Eboli a misurarli per quelli che valgono, perché uno può essere consigliere di maggioranza, di opposizione, può essere eletto, non può essere eletto, ma qua siamo cittadini che amiamo la nostra città. Io ogni giorno ho a che fare con migliaia e migliaia di problematiche da affrontare quotidianamente, e credimi Rosario, mi sarei aspettato altro da persone che dicono di avere un livello
culturale e politico, cose che hanno dimostrato invece di averlo molto molto basso. Cambiamo argomento un attimo soltanto, Cariello, così poi lascio andare. Invece per quanto riguarda i ristoranti in città, con la riapertura di bar e ristoranti anche con appunto servizio al tavolo, abbiamo qualche novità? Ha fatto un monitoraggio, ha verificato un po' la situazione? No, vabbè, guarda, ieri hanno aperto, io li ho sentiti per telefono qualcuno, oggi li richiamo, ma per capire un po' come sono andate, come è andata la prima giornata, voglio poi fare una verifica con loro per all'inizio settimana prossima. Per ok, quindi magari facciamo una verifica insieme lunedì. Va bene. D'accordo. Va benissimo. Grazie mille, sindaco. Grazie a voi, grazie a voi. Insomma, devo dire che speriamo che oggi non accada la stessa cosa in Consiglio Comunale a Battipaglia, visto che abbiamo il Consiglio Comunale anche di Battipaglia, che come sempre seguiremo in diretta, quindi potremo anche verificare lo stato delle cose. Mi auguro veramente di no, perché al di là di tutto, al di là delle polemiche, al di là di chi abbia ragione e chi abbia torto, diciamo che non è bello, insomma, non è, mantenendo ovviamente sempre l'equilibrio che ci deve contraddistinguere, parlo di noi giornalisti, però effettivamente non è così, non è bello. Allora, Alessandro nel frattempo stava andando da Fratinardi ed è arrivato, lo Eccoci, vedo lì con Mara, eccola lì. Buon pomeriggio, Rosaria, buon pomeriggio, buongiorno. Ciao Rosaria, buongiorno a tutti. Allora Ale, facci raccontare un po' come sta andando. Noi sappiamo che il bimbo è già partito da un po' di tempo, ma Mara adesso è anche, non so se in quale negozio siete, quello dei bimbi o quello delle donne? Bimbi. Però volevo sapere anche quello delle donne come sta andando, insomma, l'abbigliamento da... Allora, Rosaria vuole sapere... Allora, la situazione diciamo post riapertura e come sta andando anche l'altro negozio. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, un saluto a Rosaria. Allora, la riapertura che è stata fatta, praticamente noi abbiamo riaperto subito dopo Pasqua col negozio bambini, è stata una riapertura molto difficile perché innanzitutto sappiamo che le cerimonie sono state sospese per quest'anno oppure rimandate a settembre-ottobre, non abbiamo ancora notizie certe su questa cosa e purtroppo abbiamo questo problema che per i bambini, per quanto riguarda la cerimonia bambini, abbiamo tutti questi abiti che sono stati messi da parte, che abbiamo l'incertezza di quello che faranno queste persone che hanno messo da parte l'abito per la comunione o per la cerimonia, e quindi diciamo c'è di forti dubbi e sicuramente è stata una riapertura non facile. Le persone tra l'altro sono anche vengono anche molto con dubbi per provare, non provare la merce, si può provare, certo, non si può provare, certo. Ci chiedono questo. Ovviamente noi abbiamo preso tutte le misure di precauzione possibili, cioè la merce viene sterilizzata dopo che è stata provata, viene messa in quarantena. Abbiamo alcune t-shirt che ci siamo fatte fare, personalizzabili, che ci siamo fatti fare appunto per diciamo creare un qualcosa di diverso, di divertente, anche un approccio positivo a questa apertura, ci sono alcune che vengono fatte soltanto provare e poi invece vendiamo quelle imbustate che ci vengono spedite direttamente dall'azienda. Per quanto riguarda invece le calzature, abbiamo delle calze di prova, quindi il piede non viene inserito subito nella scarpa ma viene protetto con questa calza di prova che poi viene cestinata. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare, quindi la sanificazione è stata fatta, adesso attendiamo che i clienti insomma si approccino positivamente se, appunto, a questa i clienti cosa. Hanno diffidenza. Addirittura dalla riapertura noi ci siamo dovuti reinventare e ci siamo reinventati attraverso le mascherine. Ci abbiamo preso quelle aziende che si sono reinventate, che diciamo facevano abbigliamento e si sono reinventate queste mascherine proprio perché volevamo trovare un modo per diciamo cercare di dare un messaggio positivo per questa riapertura, insomma. Rosario, non ho sentito la domanda, perdona, allora, mi potresti ripeterla? Si vede che sono aperti anche i parrucchieri perché si è appena fatta il taglio dei capelli, però al di là si di questo... Si vede che sono aperti i parrucchieri perché ti sei appena fatta il taglio dei capelli, ha detto. E poi volevo sapere se c'era diffidenza nei clienti.
Sì, aggiungo anche un'altra cosa. Rosaria mi chiede, c'è diffidenza da parte dei clienti? Poi, prima di andare in diretta, mi hai detto che l'e-commerce sta recitando un ruolo importante. Beh, per sì, voi. Sì. Allora, diciamo che in tutto questo periodo di chiusura noi siamo stati fortunati, perché fortunatamente abbiamo una nostra piattaforma e-commerce, fratinardi.it, che ci ha permesso comunque di poter fare alcune vendite, di poter stare vicino ai nostri clienti, anche tramite le pagine social, Facebook e Instagram che abbiamo, perché siamo rimasti in contatto con i nostri clienti. Sicuramente adesso c'è molta diffidenza e le persone non vengono facilmente all'interno del punto vendita. Stiamo continuando a fare le consegne attraverso la nostra piattaforma, e questo diciamo che per noi è anche un po' diciamo una mancanza di contatto con i clienti, quindi è questo che noi chiediamo, che i nostri clienti si riaffidano al nostro negozio, perché la differenza fra l'offline e l'online è appunto diciamo il contatto con le persone, è questo che ci è mancato per tutti questi mesi, e speriamo che i consumatori insomma ci premino tornando nei nostri store, insomma. Ovviamente Rosaria, sì. Volevi aggiungere qualcosa? No, è chiaro che bisogna riabituare il cliente, anche perché sappiamo che andare in negozio sicuramente è molto più bello, perché c'è un consiglio, c'è un confronto, puoi provare più capi, insomma, quindi sicuramente è una cosa a cui, non possiamo rinunciare, no? Ale, dove andrai adesso? Abbiamo perso Ale. Io non sento, no, ma se è staccata la telefonata. No, 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 noi ti sentiamo, quindi attenzione a non dire sciocchezze, perché sennò ti becchiamo in pieno. Alessandro, mi senti? Non mi sente. Io non so se era l'ultimo negozio o c'erano altri negozi dove sarebbero andati. Tra l'altro, anche se non chiudiamo la diretta, potranno continuare e poi le mandiamo in onda. Voglio vedere se c'è Damiano Cardiello nel frattempo, così eventualmente ci abbiamo anche alla chiusura, se recuperiamo Alessandro, così capiamo un attimo se Sorvillo cosa hanno intenzione di fare. Ci ha preso gusto andare in giro per i negozi, però questo è anche un modo per noi per entrare nei negozi e farvi vedere che tutto è relativamente normale, insomma, si può acquistare e si può fare acquisti in maniera più oculata, perché in questo modo proviamo, guardiamo, osserviamo, riproviamo, confrontiamo con altri capi. Allora, Damiano Cardiello sta cercando di entrare, vedo, sta anche lui per strada, meglio così ci fa vedere dov'è e magari com'è la situazione nel posto in cui si trova, immagino sia a Eboli o sia a Salerno. Vi ricordo anche che oggi pomeriggio in diretta alle 15, Giancarlo, alle 15 potrete seguire su Sud TV e anche chiaramente sui social il consiglio comunale di Battipaglia, nella speranza insomma che non vada a finire come è andata a finire ieri ad Eboli. Allora, vediamo se sta arrivando Damiano Cardiello, consigliere di Forza Italia, d'opposizione. Ieri è stato tra quelli che ha lasciato il Consiglio Comunale insieme a Antonio Petrone, a Fido Santo Venerando e a Antonio Conte, e magari ci racconta anche la sua versione. Abbiamo sentito Tonino Conte che ha raccontato che fondamentalmente insomma non ha approvato il discorso del sindaco, anche perché è stata gestita l'emergenza in prima persona praticamente dal sindaco, senza mai confrontarsi con il resto del consiglio comunale, quindi diciamo che non hanno apprezzato, non hanno condiviso delle scelte, non hanno condiviso anche le modalità. Allora, vediamo se riesce a entrare Cardiello, che dovrebbe essere insomma più attivo. Vediamo se lui dice che c'è. Allora, vediamo se ci riesce. Ma anche Alessandro mi è caduto sul più bello. Vabbè, abbiamo visto e abbiamo sentito Mara, però anche per capire se stava andando da qualche altra parte.
Magari vuoi provare a... la regia può provare a chiamarlo, a Damiano? D'accordo. Sì, assolutamente sì. Arriva. I tempi tecnici sono quelli che sono, ma ce la possiamo fare. Inviato. Ecco, lui dice che si vede soltanto lui. Ok, io dico scollegati. E ok, scusatemi, mi perdonerete. E, nel frattempo cerco di capire anche Alessandro se ha finito il suo giro. Se abbiamo finito così. Ce l'abbiamo, eccolo qua. Eccoci qua. Dove, consigliere Cardiello, dove si trova? Ci faccia vedere dove si trova? A Salerno? No, questo dov'è? Non lo so. Ah, però non sentiamo il consigliere Cardiello. Le cuffiette. Forse sarebbe meglio utilizzare le cuffiette, è più semplice l'audio in questo modo. È molto più semplice l'audio in questo modo, con le cuffiette. Abbiamo giusto qualche minuto. Ecco, ripartiamo con Alessandro. Nel frattempo Cardiello proverà a ricollegarsi magari con le cuffiette, se ce le ha, anche senza dovremmo sentirlo in realtà. Però forse bisogna che attivi anche il microfono. Allora, abbiamo ancora l'abbigliamento e scuola di danza, mi dice Alessandro. Dobbiamo velocizzarci un po' perché mezzogiorno dovremmo chiudere. Quindi vediamo un attimo, vediamo se troviamo Alessandro in linea. E questo è il bello della diretta, che chiaramente succede che magari ci si connette, ci si scollega, tutto quanto è normale che sia così. Allora, casi di contagio coronavirus Salerno e provincia, abbiamo detto che ieri erano soltanto 10, uno in provincia di Salerno, perché ci chiedono, e dovrebbe essere proprio a Scafati, quindi nell'agro nocerino, come del resto è accaduto poi negli ultimi periodi del contagio, perché c'è stato un focolaio. Ora bisogna vedere se eventualmente si tratta di un caso, e ce lo auguriamo, isolato oppure no. Allora, vediamo se c'è in diretta Alessandro. Alessandro? Ancora non ci sono, però stanno arrivando. Io vedo se ci sono domande, così vi do anche delle informazioni che eventualmente possono riguardare. Confermo chiaramente che non ci sono casi né a Deboli né a Battipaglia, e per fortuna. Intanto arrivano telefonate, messaggi, sempre nella parte finale della nostra trasmissione, però poi quando abbiamo bisogno che si colleghino non ci sono. Allora, Alessandro? Eccoci, ecco. Rosaria. Dove sei? Big Flash, siamo Big qui Flash. Con la signora Big Flash, signora, con la signora Elvira, ovviamente è un negozio di abbigliamenti. Abbigliamento uomo-donna? Sì, uomo-donna, sì, uomo-donna, sì, uomo-donna. Allora, innanzitutto, la riapertura com'è andata? C'è diffidenza fra la clientela? Facciamo un po' il punto della situazione. In effetti non è una questione di diffidenza, praticamente ancora non si è proprio svegliata la vendita. Cioè, ecco. Le mie clienti a Pezzolano, che comunque noi siamo un negozio storico, sono venute più per me che per l'acquisto proprio, in effetti. Quindi per quanto riguarda l'avventore occasionale, cioè, talmente poco. Io vedo movimento di macchine, però poi alla fine non si traduce in presenza all'interno dei negozi. Lo vedete, quindi penso che sia così chiara la cosa, quindi la ripresa sarà un po' lenta. Senti, come si organizzeranno? Il vantaggio noi storici l'abbiamo, ovviamente, è normale, dopo aver lavorato tanto tempo.
però la vedo dura, boh. Avevo una domanda dallo studio, Rosaria? No, allora volevo sapere, ovviamente adesso c'è la nuova stagione, quella primavera-estate, ovviamente la primavera è come sì. se l'avessero già finita, no? Come si organizzano con questi sì. capi, per esempio, primaverili, che ormai forse non si venderanno? Sì. Giustamente Rosaria mi faceva notare che voi vi eravate preparati per la stagione primavera-estate, la primavera è già passata, no, quindi vi trovate dei capi? Abbiamo avuto un danno grosso perché ci siamo trovati anche la roba invernale, che esatto. marzo è ancora... Che marzo ancora. Abbiamo iniziato da marzo a stare chiusi, no? Marzo era ancora un mese, era utile ancora per smaltire delle rimanenze, per cui noi abbiamo avuto un doppio danno, la primavera è saltata, l'inverno non l'abbiamo concluso e ci troviamo... sul groppone tutta sta roba come vi state regolando in questo tempo? Ma naturalmente noi cerchiamo con le aziende di avere l'approccio, però solo possono spostare dei pagamenti e con la, voglio dire con abbiamo un buon rapporto con l'azienda, possiamo spostare, andare comunque pagato, comunque andando, quindi un buon imprenditore può capire quando ci potrebbe essere la ripresa, un buon imprenditore deve capire che non è che mo iniziamo, che poi ci sono già sconti e quant'altro, possiamo risanare una situazione così pesante. A tal proposito, si parlava anche di un allargamento del periodo dei saldi. Lei è d'accordo con questa possibilità, con questa proposta? Non sarà più il primo luglio. No. Io inizierei a stare più tardi i saldi, esatto. Continuerei. Esattamente, perché è... almeno un margine di guadagno lo dobbiamo avere. Secondo allora me. Alessandro, non sì, credo sì. che l'azienda sia tanto invogliata solo da saldo. Io credo che se lo Stato metterà dei soldi in tasca alle persone veri, come è stato detto, perché dall'OAE così è stato detto, mettete soldi veri, perché se voi ci detraete le tasse, ma se noi non facciamo circolare moneta, siamo noi i vostri moltiplicatori. Chiaro, se ce ne date uno, ve ne restituiamo 10, ma uno ce lo dovete dare. E dovete avere fiducia, devono avere coraggio, finalmente. Qualcuno deve avere coraggio. Non allora, chiedi un attimo alla signora Alessandro. Ci facciamo solo chiacchiere, paletto alla banca e quant'altro. È una domanda dallo studio, dimmi sì, Rosaria. Allora, volevo capire un momento, no, quindi le aziende hanno in qualche modo allungato Io i pagamenti, però si è parlato, alcune aziende addirittura parlano di non fare la stagione 2000, la primavera estate 2021 per poter smaltire tutto quello che c'è stato quest'anno. Rosaria, quindi, Rosaria come se saltasse perdonami, la stagione. No, perdonami. Perdonami, mi dovresti ripetere la domanda perché ti ho persa a un certo allora, punto. Alcune aziende avrebbero proposto di saltare una stagione, quindi 2021, primavera-estate 2021, potrebbero diciamo riproporre la primavera-estate 2020. Questa potrebbe essere okay. una soluzione per limitare le perdite, non so se mi sono spiegata. Dallo studio mi dicevano, ci sono alcune aziende che hanno proposto di saltare una stagione, quindi di riproporre per esempio la primavera-estate 2021 i capi della primavera-estate 2020 in modo da... No, io di queste proposte non ne ho avuto, perché parte della merce era già in negozio, per cui comunque l'azienda tende a liberarsi della merce. Non si può pensare però di riproporre le stesse cose per la prossima stagione, per il prossimo anno? Penso proprio di no, non credo proprio. Cioè qua in effetti si dovrebbe saltare un anno di pagamenti in realtà, a trovare un modo come fare effettivamente. Anche perché tra poco arriva pure l'invernale, pista. Per loro a luglio arriva l'invernale, credo. Ma appena possibile. Cioè, qualche... A luglio poi arriva anche l'invernale, mi fanno notare dallo studio. Agosto, cioè luglio è troppo presto. Insomma, no, è chiaro che insomma, sì, i tempi vanno dilatati. È vero che c'è stata una contrazione fortissima perché in rotazione molto molto veloci dei prodotti, ma adesso ci fermiamo. Armani stesso l'ha detto, no? Certo. Che non è più possibile in quest'epoca consumistica, quindi dobbiamo andare dare più importanza alle cose, un po' più lenti. Rosaria, sì. Ecco, c'è anche una richiesta per l'amministrazione e poi chiudiamo. Ok. Io in effetti vorrei richiamare l'amministrazione al compito che si sono presi, perché credo che quando si sono proposti come nostri rappresentanti, perché loro... sono la nostra migliore rappresentanza, perché l'abbiamo scelti, che facciano quello per cui hanno scelto di fare i politici. Si sono ispirati a Gramsci, si sono ispirati a Chomsky,
Mandela, Martin Luther King, penso, i migliori, no? E se siete ispirati a questi, continuate, non vi fermate, perché loro, prima di essere quelli che sono, erano come noi, se lo sono diventati per le loro idee e per quello che hanno fatto. Fatelo, fatelo, perché avete la possibilità, siete la parte migliore della nostra città, fatelo se possibile. Ecco, grazie, grazie alla signora Elvira. Rosaria, adesso noi chiudiamo questo tour fra le attività di Battipaglia andando in una scuola di danza, perché scuole di danza hanno subito un contraccolpo molto forte. Quindi adesso andremo lì e poi ci salutiamo. È molto lontano, va bene? Da voi, perché noi in 10 minuti dobbiamo chiudere. Non è molto lontano, no, non è molto lontano, non è molto lontano. Va benissimo, va bene? Va benissimo. Ok, a tra poco, a tra poco. Allora, beh, effettivamente si respira, insomma, un po' di tristezza e anche un po' di rabbia, devo dire, perché dal punto di vista economico è vero, si detraggono le tasse, possiamo prorogare i pagamenti, ma se non circola la moneta, effettivamente la problematica esiste. Non so, io per esempio avevo sentito delle persone che conosco che vivono a New York, ma anche nelle altre parti degli Stati Uniti, e dicevano che appunto l'America aveva praticamente trasferito indirettamente sui conti correnti praticamente subito diverse migliaia di dollari. È chiaro che insomma è un po' diverso rispetto a noi, nel senso che il livello di vita è completamente diverso anche a livello economico. Diciamo che lì uno stipendio medio è di 4.000 dollari al mese, insomma con meno difficilmente si riesce a vivere, per cui insomma queste erano le cifre che immediatamente ogni americano si è ritrovato sul conto corrente, quindi è chiaro che uno li spende. Nel nostro caso esattamente il contrario, neanche la cassa integrazione è arrivata sui conti correnti dei dipendenti. Allora, Damiano Cardillo dice che è in linea, che mi vede e mi sente. Giancarlo, noi lo vediamo e lo sentiamo, Damiano? Allora, Damiano, mi senti? Ciao, buongiorno, mi senti? Sì, forte e chiaro. Allora, noi abbiamo sentito, consigliere Cardiello, abbiamo sentito sia il consigliere Conte in un primo momento che ci ha raccontato insomma un po' di cose, quindi ci ha detto che non condivideva il discorso iniziale del sindaco, che non sono mai stati coinvolti, eccetera, e anche in merito a questi gesti insomma particolari. E poi il sindaco che ovviamente ha detto l'esatto contrario. Allora, possiamo raccontare realmente come sono andate le cose, ma partendo dai presupposti più importanti. Allora, guarda, partiamo dalla premessa. Noi avevamo richiesto un consiglio comunale per dare supporto a famiglie, imprese, attività commerciali e balneatori. Avevamo messo da parte subito, sin dall'inizio, basta risentire gli audio, c'è la diretta streaming che lo attesta, le nostre posizioni partitiche. Siamo arrivati poi verso le 22:30 sull'orlo di un precipizio. E il precipizio è fatto dal degrado morale che ci hanno costretto ovviamente a percorrere questi signori. Cioè, è impossibile, consentimi Rosaria, dire, mentendo, sapendo di mentire, che non è accaduto nulla. Cioè, ieri sera parlava, e c'è il video, ti ripeto, non è che devo essere smentito o confermato, parlava un presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Antonio Petrone, mentre parlava Busillo ha iniziato a inveire contro di lui, ci può stare, sembra un po' di critica, sana critica politica, però poi siamo arrivati a fare addirittura gestacci con l'intromissione del sindaco che ha definito animale un nostro collega, il collega Fido. Allora ti fa capire una cosa, che loro non hanno prospettive di confronto politico, hanno livore, hanno odio e hanno soprattutto una sorta di astio nei confronti delle opposizioni, che sono colpevoli, forse a loro dire, solo perché raccontano scomode verità. Cioè, noi stavamo dicendo che c'era un problema sui bonus spesa, ma è vero che c'è un problema sui bonus spesa, Ebole è diventato un caso nazionale. E quando qualcuno dice ci siamo rivolti alla finanza, Antonio Petrone è stato molto netto, ha detto guardate, io già 20 giorni fa ho portato le carte alla Guardia di Finanza perché le ho richieste e non le ho mai avute. Stop. Quindi anziché oggi parlare di provvedimenti importanti
perché c'è gente che non riesce a mettere il piatto a tavola, noi siamo costretti a parlare della politica dello squallore. Tanto è vero che abbiamo fatto anche una nota stampa che abbiamo inviato a tutti gli organi di stampa, ai media, ai social. La cosa che a me rattrista è che loro vivono una sorta di campagna elettorale pedissequa da 5 anni alla notizia che forse si vota il 12 settembre, ieri erano un po' con gli animi su di giri. Però a pagare lo scotto sono sempre e solo i cittadini, che non vedono provvedimenti concreti, e mi taccio. Poi lascio a te lo spazio per tante altre domande. La cosa è secca. Com'è possibile che da marzo ad oggi il comune di Eboli, agli atti, non ha preso un'iniziativa concreta in favore delle famiglie, delle imprese, delle attività commerciali? Cioè l'eliminazione della cosa è un atto governativo. Le altre cose che ha fatto Carelli in questi mesi, tralasciando gli strafalcioni grammaticali, i video che tentava di imitare De Luca, poi a un certo punto si è reso conto era meglio non farli più sui social, lasciano il tempo che trovano. Cioè lui si è attenuto a un'ottusa burocrazia e ad oggi non ha prodotto un qualcosa di utile per le famiglie. Attenzione, qui non è la battaglia Cardiello Carelli, qui c'è una battaglia delle istituzioni che devono stare a supporto di queste persone disagiate. Tutto qui, c'è una pandemia economica, finanziaria, sotto gli occhi di tutti. Ho visto Alessandro prima che ha fatto le interviste, c'è disperazione, c'è rammarico, c'è preoccupazione. E allora come le vogliamo affrontare con questo? Facendo il gesto delle corna o definendo a qualcuno animale? Ma di che stiamo parlando? Questa è una cosa vergognosa e non è l'unica, purtroppo. Cioè posso capire, è stato un momento di ansia, di tensione. No, in 5 anni c'è un elenco, c'è una sfilza di aggressioni verbali, offese gratuite ai consigli comunali di minoranza per il sol fatto di essere stati veritieri, di raccontare, seppur dal nostro punto di vista, scomode verità. E adesso è arrivato il momento di dire basta, perché francamente le persone poi si sono fatte un'idea di quello che è uno squallore della politica, assoluto. Negli ultimi 50 anni nessuno ricorda, c'è qualcuno con i capelli bianchi più di me, di tutta questa roba, mai vista una roba del genere. Insomma, sì, sarà una campagna elettorale molto calda, considerando che se tu dici che si potrebbe votare il 12 settembre, però mi sembra una data un po' strana. Secondo te arriveremo a votare il 12 settembre? Allora, guarda, io non ti nascondo e possiamo dare anche un momento di informazione ai cittadini, a chi ci ascolta, perché il bello della diretta è anche questo. Certo. Che quando poi è caduta la linea ho avuto la possibilità di parlare con degli amici che hanno delle fonti dirette al Ministero. Allora l'accordo sembrerebbe essere quasi confezionato, ovvero accorpare regionali, comunali e referendum entro il 6 o 12 settembre. Però ci sono poi dei contro, ovvero che poi riaprono le scuole, poi c'è il doppio turno per il ballottaggio. Però io credo che dipenda molto, Damiano, anche dal fatto che si aspetta questa ondata, questa seconda ondata ad ottobre, quindi cioè, facciamola a settembre, se no rischiamo forse di ritrovarci di nuovo con la mano nella porta, no? Forse questo è il motivo principale. Hai ragione anche di questo, però posso dire una cosa, manca coraggio, perché un governo serio dice guardate, noi abbiamo questo problema, rinviamo di un anno tutte le elezioni, vi diamo la proroga per approvare i bilanci in maniera ordinata, seria, responsabile, ogni ente fa quel che deve fare, tra un anno si ritorna alle urne. Immaginate voi, giusto per farci una chiacchierata, ma ad agosto anche, sarà una tragedia con i cittadini. Uno, fare la campagna elettorale sotto l'ombrellone, l'impossibilità di fare assembramenti, comizi e riunioni. Infatti. Ma ti dirò di più, consegnare le liste il 10 agosto, le persone vanno in vacanza. Abbiamo il problema delle scuole che non sono climatizzate, quando si andrà a votare ci saranno forse 50 gradi all'interno. Ci saranno ore e ore di fila, di attese, di controlli. La disaffezione aumenterà e questo a pagare le spese poi sarà il fattore astensionismo. Perché aumenterà vertiginosamente. Sì, no, ma è vero, è vero. Considerando insomma una campagna elettorale è stata rinviata proprio perché non si poteva fare una campagna elettorale normale, no? Bella. Ma non è che torna anche l'idea di fare le liste bloccate? Ah, guarda, anche questo mi fa piacere che me l'hai posta la domanda. Sarebbe una grande porcata, ma io non lo escludo. Perché se non si può fare campagna elettorale, cioè. Come si fa? Non lo escludo, perché in questo modo tu hai un argine ad assembramenti, eccetera. Allora dici io ti voglio congelare la democrazia per questo periodo. Congedare la democrazia? Ti faccio i listini. No, congelare. Sì, congelare e anche congedare, effettivamente. E congedare pure.
per un bel periodo ti dico, senti, io ti faccio le liste bloccate, sarebbe una grande porcata. No, no, dai, ti prego, speriamo di no, consigliere, speriamo di no. A inficiare poi il rapporto definitivo con gli elettori, ecco. No, ma assolutamente. Consigliere Cardiello, la devo lasciare. Grazie per l'intervento. Grazie a voi. A presto, a presto. Andiamo a chiudere con l'ultima intervista, quella che sta per fare Alessandro. Alessandro, ci sei? Eccoci, Rosaria, Rosaria, eccomi. Oh, che bello quando rispondete, ciao. Ci siete. È fantastico. Sì, ci siamo. È fantastico. Ci siamo, ci siamo. Chiediamo a Cardiello di staccare, eccolo qua. Ok, perfetto. Allora, dove sei di bello? Hai messo il tutù? Siamo da Giusi, scuola. Allora, sì, ecco, siamo in una delle attività che hanno non solo danza, quindi una scuola di danza è una di quelle attività che, come ti ho detto prima, hanno subito un contraccolpo forte rispetto a quella che è stata l'emergenza coronavirus. Però finalmente si vede, diciamo, la luce in fondo al tunnel, perché il 25 si riaprirà. Sì, ma come dopo riapriranno? Questa incredulità, questo dispiacere di questa chiusura, così l'8 marzo abbiamo detto basta, si chiude tutto, adesso finalmente è arrivata la notizia del 25 maggio. E quindi velocemente ci stiamo organizzando, abbiamo fatto già grandi pulizie, stiamo aspettando la sanificazione, abbiamo già sistemato tutto quello che è il protocollo, quindi le distanze di sicurezza, il gel, quindi le mascherine, e siamo pronti anche per le linee guida da osservare, da far osservare i nostri amici e chiunque. Ricordiamo che voi avete delle linee guida che vi sono arrivate dalla federazione, quindi dal punto di vista nazionale, però le linee guida regionali ancora devono arrivare. La mia federazione a cui sono affiliata, la Libertas, mi ha tenuto costantemente informata su quelle che erano le evolversi di tutte le situazioni. È Alessandro, chiaro, ma come si fa a ballare, a fare esercizi con la mascherina? Il nostro De Luca che ti dà il via, però noi siamo pronti, anche domenica a mezzanotte ci dà il via, noi siamo pronti per il 25. Come faranno? Sì, mi chiedeva dallo. Prego, poi c'è una domanda dallo. Sì, forse noi apriremo qui, questa è una scuola di danza che quest'anno facevo 25 anni, ma festeggeremo più in là, senz'altro. Ed è una scuola di danza annessa con la palestra, e quindi abbiamo pensato di aprire sia all'interno i corsi sia all'esterno. Infatti io sto cercando una location anche grazie al comune, che poi vabbè, sono di posto di te, e anche in un'altra location che ha trovato qui il mio collega, nonché figlio Gabriele, che porta avanti quella che è l'attività del fitness. In più un'altra mia collega Sara, che lo stesso si preoccupa del pilates, yoga, tutte quelle che sono. Dunque, stavo dicendo, abbiamo trovato delle location, in modo che questo facciamo sia all'interno che all'esterno. All'interno sempre piccoli gruppi individuali. Poi la domanda che mi è arrivata allo studio era quella: come si fa a conciliare questa attività, le attività legate al fitness, alla danza, con quelle che poi sono le indicazioni rispetto al distanziamento, rispetto all'obbligo di mascherina, come si fa? Allora, per quanto riguarda i gruppi, noi per quanto riguarda il fitness possiamo fare gruppi, piccoli gruppi, quindi possiamo sicuramente con la prenotazione, possiamo con l'applicazione possiamo organizzarli sicuramente. Quindi fare più ore, più gruppi, distanziarli con finito un gruppo c'è cioè sicuramente un periodo, un po' di tempo per poter sanificare tutto, gli oggetti, gli attrezzi, tutto quello che viene utilizzato, e quindi fare poi un altro gruppo. Per quanto riguarda invece quando siamo all'esterno adotteremo le stesse precauzioni sicuramente. Purtroppo per quanto riguarda la danza classica, che ha bisogno del parquet, delle sbarre, faremo più un'attività a terra, di sbarre a terra. In attesa che magari arrivino ulteriori indicazioni. Però è vero anche che non dobbiamo utilizzare la mascherina, cioè i nostri allievi o i ragazzi non utilizzano la mascherina. Ah, okay. Siamo noi che dobbiamo utilizzare la mascherina, la visiera e mantenere la distanza di sicurezza. Sicuramente non potremo stare vicini, non potremo toccare, non potremo aiutare, non potremo aiutare. Per i saggi sarà difficile. Per i saggi è arrivata questa bella notizia che dal 15 giugno si può andare al teatro, al cinema, magari all'aperto, però... Anche lì bisogna attendere però le indicazioni precise. Sicuramente, però considerate l'attività è stata chiusa 8 marzo. Riprendere, cioè anche una bambina, una ragazzina che debba affrontare uno spettacolo,
E come poi? Senza neanche il contatto, cioè la danza è fatta di contatto, è fatta di emozione, è fatta di sentimento, e quindi noi ci stiamo adattando a quelle che sono le situazioni. Sicuramente all'esterno faremo tutto quello che c'è possibile, però mantenendo la distanza sicuramente. Abbiamo pensato di mettere degli hula hoop, abbiamo pensato di mettere... Facciamo comunque un'attività didattica mirata. Sicuramente dobbiamo cambiare il nostro modo di fare didattica, perché se prima era previsto il contatto, perché è normale la socializzazione e il contatto con i bambini, adesso dobbiamo cercare di fare motoria, attività motoria, sappiamo che la danza è attività motoria, più distanziata. E forse Gabriele vuole dire qualcosa su... rispetto al fitness, una battuta rapida. Allora, noi abbiamo pensato di spostarci all'esterno, come dicevamo, presso il Lido Arena Miramare, grazie al quale potremmo svolgere dei corsi in riva al mare, come yoga, aerotraining e degli allenamenti a corpo libero. Questo perché, avendo maggiore spazio, riusciremo ad inserire più persone e garantire a tutti la possibilità di tornare ad allenarsi, visto che in tanti ci hanno dimostrato amore, soprattutto tutti i giorni mi contattavano per dirmi che volevano allenarsi, ecco perché abbiamo continuato anche con degli allenamenti online, però ovviamente dopo 2 o 3 mesi la gente si è annoiata e vuole riprendere ad allenarsi tutti insieme. Perfetto, come potrei ben vedere, Rosaria, tutti si stanno attivando. No, ma sai cos'è bello, Alessandro? Il fatto che loro effettivamente hanno una grande voglia di fare, no? Quindi trasmettono proprio una grande energia, e questo secondo me è lo spirito più giusto. È lo spirito giusto, Massimo Sorvillo, a cui voglio affidare le conclusioni di questo bel giro che abbiamo fatto presso le attività di Battipaglia. Qual è il quadro che emerge? C'è tanta voglia di tornare alla normalità, però le restrizioni sono tante. Come si fa a trovare la sintesi? Vabbè, diciamo che il ruolo dell'associazione è stato questo, quello di far sentire la voce un po' di tutti delle problematiche. L'amministrazione ne dovrà far molto ben uso di queste notizie, perché come hai visto abbiamo avuto lamentele da tutte le parti per quelle che sono gli elementi principali. Noi come associazione abbiamo dato il supporto tutti i giorni e tutte le ore abbiamo mandato comunicazioni per sapere. Oggi bisogna crederci, Battipaglia all'esterno, come abbiamo visto, c'è tanta gente. Però no, bisogna portarli a fare le attività, bisogna portarli alla vendita. Sicuramente dobbiamo fare delle belle iniziative dove possiamo aggregare ancora tutte quante le persone. Non è assembramento, ma aggregare, che è diverso. Quindi ogni ruolo di attività deve dare la possibilità all'altro di andare a spendere, e un interscambio fra di noi. Solo così possiamo far riprendere veramente l'economia. Se no è un problema serio. Rosaria, allora da Battipaglia. Sì, allora Alessandro, io ringrazio. Io ringrazio chiaramente Massimo Sorvillo, ringrazio tutte le attività, ovviamente continueremo a fare questi giri, magari anche la prossima settimana, così visitiamo anche le altre aziende, magari anche le altre associazioni, se no si ingelosiscono. E grazie davvero di cuore per questi interventi. Grazie a te Rosaria e un saluto ai nostri telespettatori. Grazie a Mario Lobianco che mi ha seguito in questo bel tour. D'accordo, allora torniamo in studio e io chiaramente mi fa molto piacere, insomma, che siamo stati insieme a voi questa oretta e mezza, queste 2 ore in giro per la città di Battipaglia. Ogni tanto siamo andati anche a pungolare ovviamente la parte politica ebolitana, domani probabilmente pungoleremo nel nostro TG quella battipagliese, considerando che oggi pomeriggio c'è, vi ricordo, il Consiglio Comunale in diretta alle 15 su Sud TV, quindi seguiamo tutto quello che accade nelle nostre città. Io ringrazio anche Giancarlo Fedoni e ringrazio tutti coloro che si sono collegati con me all'ultimo momento, perché avvisati come sempre last minute, e ovviamente ringrazio voi per averci preferito anche questa mattina. Buon proseguimento di giornata sempre con Sud TV.